Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi presento Icarus, il nostro nuovo programma per la definizione. Ve ne parlo un po', ve lo presento e vi spiego com'è strutturato. Ancora, completa, ancora una, dai, su. Dai, com'è? Giù com'è? Dai. Allora, come al solito vi ricordo sempre che questi programmi di allenamento come Zeus, Hera, Venus, eccetera, eccetera, non sono programmi per tutti, nel senso che non sono dei programmi che prendete, stampate e riapplicate in palestra, ma sono destinati e rivolti a tutte quelle persone che vogliono fare quello step in più e adattare il programma su di loro, su quelle che sono le proprie necessità, su quella che è la propria struttura, quelli che sono i propri obiettivi. Quindi c'è tutto un lavoro di preparazione. Se avete seguito qualche altro dei nostri programmi lo sapete benissimo, tutto un lavoro di preparazione che dovete fare, perché il programma contiene più di 180 allenamenti. Ovviamente non dovete fare tutti questi allenamenti, ma essendo divisi per settimane, quindi settimana 1, settimana 2, eccetera, dovete prendere la vostra settimana, impostare la vostra split scegliendo gli allenamenti che vi servono per i vostri obiettivi, le vostre carenze muscolari, i distretti su cui dovete lavorare di più, quelli che si svuoteranno prima durante tutto questo percorso di definizione di CAT, eccetera. Ovviamente il programma spiega tutto quanto nel dettaglio, però ecco, non è un qualcosa che dovete stampare e riapplicare, questo ci tengo sempre a dirlo all'inizio di ogni presentazione. Allora, com'è strutturato Icarus? La struttura si basa innanzitutto su 12 microcicli di lavoro. Questa è una differenza rispetto agli altri programmi, nel senso che su Crates e Ade, per esempio, questa cosa l'avevo già fatta, l'avevo già impostata, ossia che il microciclo non era una settimana di lavoro, ma era due settimane, cioè erano microcicli di due settimane. Ecco, in questo caso il microciclo è variabile, può andare da 7 giorni, quindi una settimana effettivamente, fino a 10 giorni. Perché questo? Perché ci permetterà di perché questo? Perché in questo modo il microciclo di lavoro verrà impostato senza alcun paletto e senza alcun limite, secondo quelle che sono le vostre esigenze specifiche. Ora, nella maggior parte dei casi, per tutte le persone, il mio consiglio è quello di impostare sempre un microciclo di 10 giorni, perché, come vedete, il programma ci darà molte più libertà di intervento e ci permetterà di andare a lavorare i distretti muscolari in maniera più specifica. Però per atleti un po' più avanzati, microcicli di 7 giorni possono essere ben strutturati, perché logicamente le carenze muscolari saranno inferiori e ci sarà bisogno di meno giornate di lavoro per impostare la propria split. Ora, come detto, lo scopo del programma è quello di portarvi alla vostra top condition, quindi è un programma per la definizione e impostato in realtà come se dovessimo prepararci per il palco, quindi raggiungere veramente livelli di tiraggio molto molto bassi. Non è un programma che semplicemente vi fa dimagrire o vi porta al mare, ma per portarvi alla vostra top condition la BF dovrà scendere veramente veramente tanto, e questa è una caratteristica molto molto importante del programma. Sia, di nuovo, non è un programma semplicemente per rimettervi in forma, non è un programma semplicemente per dimagrire o fare un mini cut, eccetera. Per quello vanno benissimo anche tutti gli altri programmi, va benissimo utilizzare Zeus per una recomp, eccetera, però in questo caso stiamo parlando di raggiungere la top condition. Ora, l'avete visto con Vulcano, i livelli di BF che raggiungete sono veramente molto molto bassi. Molti ragazzi hanno preparato gare stesse con Vulcano o Venus nel caso delle ragazze. Ecco, Icarus è un qualcosa del genere, però ci porta a un livello superiore, nel senso che il deficit che si andrà a creare sarà molto più importante, la richiesta in allenamento sarà molto più importante, quindi l'idea è quella di rivolgerlo a persone che hanno già fatto dei tiraggi abbastanza estremi e vogliono arrivare a definizioni ancora più importanti. Quindi in tutto questo ci sarà una parte alimentare che è impostata come ADE, ossia c'è un'introduzione in cui viene spiegato generalmente come impostarla nel corso delle settimane, ma poi ogni microciclo di lavoro ha la sua alimentazione scritta, giorni on, giorni off. Ovviamente non un'alimentazione che dovete seguire, ma un esempio per un caso ipotetico che parte, e ovviamente delle spiegazioni per riadattarlo. Cioè, nell'esempio, magari la persona sta mangiando 600 grammi di carbo, voi partite da una base di 500, quindi riadattate le cose. Comunque nel programma è tutto spiegato, però c'è questa linea di esempio per impostare la vostra alimentazione giorni on, giorni off, non solo, ma impostare proprio pasto per pasto dove andare a togliere i carbo piuttosto che i grassi, piuttosto quando inserire il cardio. Ecco, è tutto spiegato proprio microciclo per microciclo. E il programma di per sé è strutturato in quattro diverse fasi che adesso andiamo a vedere. La prima fase è la fase di preparazione.
sono una fase preparatoria in cui lo scopo sarà quello di creare i presupposti di qualità di lavoro. Quindi un approccio molto molto semplice, un volume tendenzialmente basso, una densità di lavoro media, e andremo a costruire intensità di carico e intensità percepita. Quindi sostanzialmente andremo a caricare sempre di più sui singoli esercizi e andremo a costruire molta più intensità, quindi ci spingeremo a livelli di cedimento sempre più alti. E questo periodo, questa prima fase, dura circa 3 microcicli, quindi circa 30 giorni, in base di nuovo al microciclo di lavoro che avete impostato. La seconda fase è una fase di carico, ossia abbiamo un'intensità di carico che è già buona perché l'abbiamo costruita nel primo blocco. Ora qua voglio aumentare altre due componenti, ossia l'intensità percepita, quindi cerco di lavorare sempre più sulla qualità di lavoro, anche perché le calorie saranno ancora alte in questa fase, ma aggiungo più densità di lavoro, quindi i singoli set saranno molto più densi e quindi quello che andremo ad aumentare è il tonnellaggio, fattore che ci porterà a spendere più calorie, quindi questo più una lieve discesa calorica ci porterà già ad un buon livello di condizionamento, e questa fase dura ancora 3 microcicli, quindi circa 30 giorni, 21-30 giorni in base a quanto dura il vostro microciclo. A questo punto avremo dei presupposti molto interessanti, la performance è veramente molto elevata, ma solleviamo anche tanto a livello di carico, l'effort è molto importante, ma abbiamo anche una buona densità di lavoro, quindi il condizionamento cardiovascolare sarà ottimo, i lavori di endurance muscolare li sopportiamo molto molto bene. Ecco, da qua facciamo uno step molto importante, ossia andiamo a inserire dei lavori molto più sarcoplasmatici, molto più metabolici, andiamo ad aumentare il volume di allenamento, quindi abbiamo questa base qualitativa molto importante, ossia intensità di carico è elevata, l'effort che riusciamo a creare è importante, la densità di lavoro è buona, perfetto, iniziamo ad aggiungere volume, iniziamo ad aggiungere serie, questo creerà un deficit energetico ancora più importante, ma soprattutto un condizionamento muscolare molto buono, perché il muscolo inizierà a captare sempre più glicogeno, a chiamare sempre più glicogeno, per cui scenderemo con le calorie, però il distretto sarà sempre attivo a chiamare il glicogeno, quindi ci sarà un maggior dispendio energetico, un maggior utilizzo dei grassi come substrato energetico, e il muscolo, le riserve muscolari, certo, verranno compromesse, perché è inevitabile che in un soggetto che sta in deficit calorico a questo punto da tanto tempo, da più di 2 mesi, allora le riserve muscolari iniziano a essere compromesse, però cerchiamo di salvaguardare il tutto, quindi cerchiamo di veicolare il più possibile i carboidrati verso il muscolo, e qua il lavoro che faremo da un punto di vista alimentare, che giocherà sul timing dei nutrienti, la pre-workout nutrition, sarà molto molto importante, per questo ho voluto impostare l'alimentazione scandendo proprio i singoli pasti, come andare a gestirli, quindi timing dei nutrienti, scelta delle fonti, lavoro del cardio e del NEAT, quindi come gestire il NEAT, come gestire il cardio per non svuotarci troppo, sarà fondamentale, ma fondamentale sarà anche in questa fase molto molto delicata il vostro lavoro di impostazione della split, perché dovrete essere molto attenti a giudicare i distretti che si svuotano più facilmente, i distretti che stanno mantenendo una buona pienezza muscolare, e in base a tutti questi input nel programma di nuovo è spiegato tutto nel dettaglio, dovrete impostare la vostra split di allenamento sul vostro microciclo, e questa fase di blasting sarà la fase più interessante, perché a un certo punto inizieremo ad aumentare di nuovo le calorie, ossia arriveremo a livelli di BF molto molto bassi, quindi questa sarà la fase in cui la BF toccherà il minimo, e è una fase che dura 4 microcicli, quindi arriva a durare anche 40 giorni, e una volta toccato questo minimo dobbiamo riempire. Quello che succederà, ovviamente in programma ci saranno tutti gli indici che dovete vedere per capire quando è il momento di iniziare a riempire di nuovo, ecco, quello che succederà sarà che il corpo inizierà a prendere pienezza, il metabolismo inizierà a girare e l'ABF paradossalmente diminuirà di più. È un momento tra virgolette magico, un momento in cui ci permettiamo un po' tutto, perché vediamo che aumentiamo le calorie in maniera intelligente, ma gestiamo l'allenamento in maniera intelligente, e quindi abbiamo un aumento del metabolismo, e queste calorie magicamente sembra che ci facciano quasi dimagrire di più. Il programma è strutturato per arrivare a concretizzarsi in questa fase, fase in cui di nuovo scendiamo gradualmente di calorie, aumentiamo il volume di allenamento, a un certo punto inizieremo a rialzare le calorie e vedrete ci sarà un down molto importante di proteine, un up di carboidrati, quindi le proteine scenderanno, i carboidrati aumenteranno, il muscolo rinizierà a riprendere molta pienezza e la pelle sembrerà attaccarsi ancora di più, quindi sembrerà che la BF diminuirà ancora di più e qualche punto percentuale andremo a perderlo sicuramente. E da là l'ultima fase, la fase di tapering, in cui gradualmente andiamo ad abbassare il volume di allenamento, gradualmente diminuiamo l'intensità di carico, intensità percepita in maniera molto accorta, gestiamo al meglio l'alimentazione e qua
calano anche tutti gli stressor, calano gli input infiammatori, perdiamo ancora più acqua extracellulare e questo ci porta in ultimo all'ultimo periodo che sarà la Peak Week, la settimana di preparazione in cui moduleremo l'apporto glucidico, l'apporto di acqua, l'apporto di sale in generale per raggiungere la nostra top condition. Non ci sono giochi troppo estremi in Peak Week, questa è una cosa che voglio dire, quindi non prendete questo programma sicuramente per dire adesso vedo la magia in Peak Week come l'ha imposto per raggiungere qualcosa. Voi arriverete all'inizio della Peak Week che sarete perfetti da palco. Serve giusto quell'intervento chirurgico, quel filo di acqua in meno extracellulare e quella pienezza muscolare in più, quella granicità da raggiungere per potervi presentare effettivamente su un palco. Quindi la Peak Week è impostata in questo modo, il programma è strutturato per farvi raggiungere una condizione veramente veramente da palco anche prima. Di nuovo, è soltanto un gioco di fino, non aspettatevi magie o miracoli in Peak Week, perché non è mai così. Se non siete pronti la settimana prima del palco, non sarete mai pronti, non sarete mai perfetti sul palco, non importa quale Peak Week farete. Quindi questo è tutto per questo video. Ovviamente qualsiasi domanda sul programma scrivetelo qua sotto, trovate il link per scaricare il programma in descrizione e qualsiasi domanda di nuovo sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo con il prossimo video.